parte intanto la gara, no, ancora qualche, ecco adesso è partita adesso. Andiamo a notare anche il cronometro, andiamo a vedere intanto il Soriano. Se il Siderno vince può prendere il largo. Intanto la prima azione del Siderno con il nuovo arrivato Mendi che prova il suo destro. E due allora in barriera, parte intanto il cross verso il centro sotto misura, attenzione occasionissima del Soriano con Percia, botta e risposta dunque in questi primi minuti. Ovviamente ripeto, la squadra, ehi dai, vai. Attenzione, attenzione Luciano ancora palla al piede da solo Cavallaro, pallone all'indietro, Luciano ancora, manovra a giro, poi Aidib, il servizio verso il centro dell'area, c'è fuorigioco, non si passa, allora esce ancora Spataro, palla al piede, altro lancio in avanti, guardate la velocità che ha questo ragazzo inglese, un quattrocentista vero davvero, e ancora Mendy all'indietro, c'è ancora Aidib col destro, parte il tiro, la parata, pallone giù, altro passaggio col sinistro, poi prova ad andare via Mendy, parte un tiro, pallone alto. E aspettava il direttore di gara la rimessa del portiere per fischiare. Primo tempo 0-0. Ci pare Mano e infatti è lui. Partito intanto per il secondo tempo. Tutto pronto, fischia il direttore di gara. Pallone toccato, parte un tiro deviato dalla barriera. Attenzione però, Soriano sotto porta. Pericolosamente c'è la risposta di Stillitano. Pallone poi allontanato. Parte il lancio di Pepe, c'era fuori dai pali il portiere Stillitano, imbucata di Luciano per Akhtpan, parte un cross di testa, Mendy, pallone che non entra, c'è il gol fantasma, attenzione, tutto da rivedere perché il guardialigne ha segnalato il gol. Mendy di testa, posizione buona, attenzione al Siderno, sei di rigore Siderno, tu per tu, Mendy, tiro, gol, doppietta di Mendy, adesso si è spalancata una voragine della difesa del Soriano, all'indietro trova ancora Ciccone, cross viene ribattuto, c'è Akhtpan aggira l'avversario, poi prova a imbucare per Pizzoleo, passaggio di ritorno ancora Akhtpan, buona manovra Mendy sotto misura, 3-0 Siderno, tripletta di questo calciatore, davvero su un piatto d'argento questo pallone servito a Mendy. Fallo reiterato di Pizzoleo, fischia direttore di gara finita 3-0. Raccontiamo anche l'episodio secondo Curtale, gol, non gol, insomma, com'è andata? No, sicuramente era posizionato meglio il guardalinea del sottoscritto, se ha dato gol penso che alla fine abbia avuto ragione il guardalinea, visto che Rilligna ha potuto sicuramente decidere per il meglio. Senta, un primo tempo spumeggiante, Siderno meritava almeno di fare 4, nel primo ha giocato bene, qualche errore sotto misura. Non lo so se 4, ma sicuramente il primo tempo, se fosse finito 2-0 per noi, non c'era niente da dire. Andare negli spogliatoi dopo i primi 45 minuti con lo 0-0 sicuramente ci pesava, visto l'ottimo primo tempo che avevamo fatto. Poi nella ripresa i ragazzi sono entrati con il piglio giusto e siamo stati più decisivi in zona gol. Senti, con questo innesto di Mendy ci pare che se ne acquista in fisicità tanto, accanto a Papaleo davanti possono fare sfracelli.
Allora, lo ripeto ancora una volta, visto che l'avevo detto a te e ai tuoi colleghi, noi siamo andati a prendere questi due ragazzi perché ci crediamo con mister Galati, avevamo visionato... Oggi hanno fatto entrambi una gran partita. Sì, sì, assolutamente sì, Mendy è stato autore della tripletta, quindi, però per ritornare al discorso di prima, avevamo visionato alcuni filmati con mister Galati, eravamo convinti che ci potessero dare una mano, siamo convinti, lo eravamo prima che giocassero dal primo minuto come oggi, siamo ancora più convinti, sicuramente lo ripeto ancora una volta, non sono né Ronaldo e né Messi, sono due ottimi giocatori che possono dare un contributo, pensiamo, importante alla causa insieme a tutti gli altri compagni. Abbiamo qualche infortunio di troppo, mo pensiamo, ci godiamo questa vittoria, da martedì si riprende per pensare alla prossima partita. Il Locri vince all'ultimo respiro, un solo punticino, ma si tenno che mantiene la testa, sarà un testa a testa fino alla fine? Sì, noi dobbiamo vedere noi, i risultati degli altri ci devono interessare ben poco, siamo là sopra, penso meritatamente, vorremmo rimanerci fino alla fine, sappiamo che sarà difficile vincere ogni domenica, ma noi la tenteremo perché penso che al momento i ragazzi, la società, il pubblico merita questo primo posto, quindi siamo contenti di dove siamo, poi alla fine è normale che il risultato finale è quello che conta. La fine del campionato, se dovessimo essere dove siamo oggi, saremo tutti felici e faremo di tutto perché ciò avvenga, anche sapendo che sicuramente non siamo noi la squadra che deve vincere il campionato. Senti, si parla dietro col guardaligna, che è successo? L'abbiamo visto inveire contro di lui? No, sempre in modo, penso e reputo, molto educato, siccome questa è una mia impressione, in un'azione Mendy si era inserito e lui aveva chiamato il fuorigioco, secondo me, poi le immagini mi potranno smentire, ma io sono convinto che Mendy sia entrato da dietro e quindi il fuorigioco non c'era, però assolutamente sempre in modo molto garbato e corretto nei confronti della terna arbitrale, che domenicalmente svolgono un compito difficile su tutti i campi. Allora Gregoraci, è inutile dirlo, un episodio ha condizionato praticamente la gara, gol non gol. È vero. C'è da dire che il primo tempo è stato Marco Siderno, sinceramente. Loro avete hanno sofferto molto, sì, nel primo tempo. Siderno ha avuto, sì, ripetute occasioni, almeno 4 per poter passare. Il primo tempo abbiamo un po' sofferto, sinceramente, perché avevamo difficoltà ad accorciare prima, a prendere il ritmo giusto della gara. Però siamo entrati nel secondo tempo con un piglio diverso e penso che i primi 25 minuti è stata ben disputata da parte nostra, abbiamo preso le misure giuste, abbiamo avuto qualche occasione e dopo, come dice lei, un episodio secondo me molto dubbio, perché era proprio evidente che si vedeva che la palla non era proprio entrata, che era proprio fuori dalla linea, ad occhio nudo l'arbitro ha convalidato questo gol e penso che da qua c'è stato il cambio della partita, altrimenti penso che la partita non avesse fine in questo modo, insomma. Intanto ha deciso il guardalinea, questo è sicuro, perché il direttore di gara non se n'era avveduto che il pallone avrebbe, usiamo il condizionale, superato la linea. Ha deciso il guardalinea, ha deciso la terna, però non ripetere, l'episodio è molto molto dubbio, ma era vicino pure l'assistente, era vicino pure il guardalinea, non può dare una partita ben giocata, è peccato che con un gol dubbio, molto dubbio così, ti viene un po' il rammarico, lavori una settimana e dopo nessuno toglie i meriti del Siderno, che è una squadra importante, una squadra che ha degli ottimi elementi, per l'amor del cielo. Ha meritato, perché il Siderno ha fatto un gran primo tempo, avete subito un po' la fisicità di Mendy davanti. Sì, ma torno a ripetere, guarda, quello che dici tu, guarda, non è sbagliato, è giusto, però torno a ripetere, nel secondo tempo abbiamo preso le misure alla grande, abbiamo giocato bene 25 minuti, dopo questo episodio, purtroppo calcio episodi. Il vostro momento migliore. Bravo, nel nostro momento migliore, noi abbiamo subito questa sfortuna, questa svista arbitrale, chiamiamola così perché è così, e dopo l'ha cambiato un po' le sorti della gara, tutto qua. Io vi ho definito matricola terribile, perché anche in questa occasione avete tenuto il campo bene su una squadra attrezzata come il Siderno. Io l'ho anche detto l'altra volta, sembra che questa squadra abbia il carattere Gregoraci.
No, è vero, ma noi non è che facciamo un dramma, noi dobbiamo prima pensare a fare una salvezza tranquilla, però torno a ripetere, sono contento dei miei ragazzi, soprattutto il secondo tempo che abbiamo fatto una grande prestazione, dobbiamo rivedere qualche cosina, ci abbiamo qualche defiance da qualche parte, dobbiamo rivedere, però sono contento di loro, torno a ripetere, nulla togliere a Siriano che è una squadra costruita, è partita con 25 giocatori, c'ha degli under importanti, c'ha degli uomini grandi importanti, quindi la classifica se la merita tutta, però torno a ripetere. Mi resta un po' l'amaro in bocca per questo gol un po' a metà, ecco, diciamolo così, perché dopo alla fine era bello pure che loro vincessero, ma con delle situazioni un po' diverse da questa che è successa. Purtroppo dopo l'episodio la difesa è andata poi in mammole, sì, insomma, avete subito il colpo psicologico. Sì, è normale, subisci, perché se subisci un gol regolarissimo ti fa un mea culpa e va bene, ma un gol da metà così un po' ci rimangono male, però non è che dovevamo venire a Siderno a aspettare chissà cosa, nel senso abbiamo combattuto con le unghie e con i denti, però torno a ripetere, Siderno alla fine dice che ha vinto 3-0 contro il Soriano. 3-0, un po' di rammarico c'è, insomma. Sì, una partita che primo tempo non abbiamo tanto giocato bene, il Siderno ha giocato meglio di noi, per dire la verità. Poi nel secondo tempo siamo entrati motivati, solo che c'è stato quell'episodio dubbio e purtroppo che ci ha rovinato la partita. Avete una buona squadra, una salvezza tranquilla o qualcos'altro per il Soriano? Noi una salvezza tranquilla cerchiamo di fare, però se viene qualcosa in più tanto è guadagnato.